perché abbiamo voluto che il 25 aprile avesse anche un momento di celebrazione al liceo classico Lorenzo Costa, perché noi in questa città ci siamo davvero da sempre. L'atto di costituzione del liceo classico del ginnasio è del 1862. Questa scuola e questo palazzo, uno dei luoghi identitari di questa città. E quindi immaginiamoci, cari ragazzi, quando in quella mattina del 25 aprile del 45, quei giovani, perché avevano poco più di voi, donne e uomini, scesero dai monti e finalmente poterono diciamo, salutare la rinnovata libertà. La resistenza è stata la resistenza anche e soprattutto per questo, perché c'erano i contadini, perché c'erano i professori, perché c'erano gli studenti, è stata davvero qualcosa di più. E Spezia questo lo ha saputo esprimere in una maniera straordinaria, perché appunto qua tutti quanti hanno dato un contributo importante. Allora è per questo che noi, visto che si sono riaperti i termini, con Franco Bernardi, con Paolo Galantini, con Giorgio Pagano, che sono un po' le espressioni delle diciamo, realtà e associazioni partigiane, insieme al sindaco io Massimo Federici, abbiamo chiesto al Ministero della Difesa di riconsiderare questa medaglia d'argento per farla diventare quello che secondo noi è giusto che sia, una medaglia d'oro per il contributo straordinario che la città seppe dare al movimento resistenziale e alla lotta di liberazione. L'intervento che abbiamo preparato è un po' diverso rispetto a quelli soliti e ho avuto piacere intanto di vedere una grande partecipazione da parte dei miei studenti, cosa che mi ha davvero preso molto orgoglioso, e quindi ho ritenuto di iniziare questa conferenza con il loro contributo. Da poco più di 1000 metri, dove il presente può rarefarsi, non è così difficile incontrare le figure che stiamo cercando. Popolano il passo del rastrello e il monumento entro cui ci siamo aggirati sotto una pioggia finissima e fredda. Sono i luoghi che sono stati teatro dei sanguinosi avvenimenti dell'inverno del 45, dei rastrellamenti impietosi, delle fughe per le valli e nella neve, dei giovani che lì morivano, pronti a sacrificarsi, mossi da ideali tanto forti da comprendere e superare la loro stessa vita.